Ritrovati a questa nuova puntata di Polvere di Stelle con noi uh, come ospite uh, diciamo speciale Antonio Casale, presidente dell'Eglanese. Buonasera. buonasera, buonasera. Franco Pitaniello. Buonasera. Sabino. Eh. Ciao Pierpaolo. Bene, uh, presidente, uh, una puntata speciale, uh, speciale perché l'ennesima partita persa dall'Eglanese, stavolta mi viene da dire persa per colpa di errori arbitrali. Eh ampiamente discutibili, diciamo così. Rammaricato e amareggiato per questa sconfitta giunta al 96 con un rigore letteralmente inventato dall'arbitro e questo dispiace perché spilisce tutti gli sforzi che ha fatto la squadra, che ha combattuto strenuamente per cercare un risultato positivo e vederselo sfuggire così per una non, non ritengo che sia stato un errore perché gli ultimi 5-10 minuti ha fischiato veramente punizioni dal limite eh, tantissime anche quando non ce n'erano. Eh, dicono perché per compensare un fallo precedente, ma eh, voglio rammentare ai depositi dell'Agropoli che in quell'occasione quel fallo a loro che contestano è stato addirittura ammonito il loro giocatore per simulazione, quindi significa che era qualcosa, una scusa tra virgolette, eh, per giustificare il rigore dato al 96 esimo Credo che mh, mi dispiace perché c'era un osservatore dell'arbitro e <ride> avrei desiderio di vedere che cosa ha scritto questo, questo osservatore, che giudizio ha potuto dare su quest'arbitro che addirittura sembra che sia in odore di promozione e sinceramente se sono queste le condizioni per fare questi campionati eh, c'è molto da pensarci. Franco cosa ne pensi? Ma diciamo che prima di tutto l'arbitro in questione è uno degli arbitri più casalinghi della categoria, quindi già questo fa capire, ma non perché debba difendere il presidente Ricci, perché stiamo parlando degli arbitri, c'è passato il Cervinare, c'è passato il Sorofo, c'è passata la Virtus, forte la Virtus un pochino di meno, perché qualcuno potrebbe dire che ha avuto tanti rigori, però i tanti rigori che ha avuto a favore sono tutti sacrosanti. Però le squadre dell'Avellinese soffrono un pochino questo, anche perché forse a mio parere, eh, Presidente. Non, si, non siete tutelati, io l'ultimo l'ho visto con il Cervinale, la settimana scorsa, insieme a voi avete fatto un reclamo per cercare di non giocare con la neve, onestamente se ne è invischiato un pochino tutti, se ne sono invischiati, e alla fine avete giocato, carità, avete, avete perso, il Cervinal ha vinto, però se una, non si deve giocare ci sono le elezioni, c'è la neve. Alla fine ci sono ma, tanti motivi. Tra l'altro a parte che sono state rinviate tante partite, sia di promozione, di eccellenza no, però di promozione tantissime. Eh, ma la cosa più grave è che eh, mentre c'è stata una disparità di trattamento in quanto noi non ci siamo potuti allenare durante la settimana. Siamo riusciti a trovare una struttura eh, diciamo, per adeguarci e allenarci alla meglio, però eh, effettivamente eh, una cosa è allenarsi su un campo sportivo, una cosa è dentro una struttura. Tant'è che poi tra l'altro abbiamo trovato un campo lì ad Acropoli molto 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 pesante e quindi il primo tempo noi abbiamo combattuto e infatti mh, se, se ci sono le immagini si notano che abbiamo anche sfiorato più volte il gol eh, per andare in vantaggio. Al secondo tempo non siamo calati fisicamente e sono venuti loro fuori perché erano un po' più allenati di noi, ma a parte diciamo anche come squadra è una squadra ben allestita e per tre quarti di campionato sta prima in classifica. Però secondo me c'è stata una disparità di trattamento e questa sinceramente è un'altra cosa che dispiace per quanto riguarda la federazione. Presidente, nella giornata di ieri avete inviato una lettera in federazione. Cosa avete Noi abbiamo fatto un piccolo dossier ma è una lamentela che abbiamo fatto anche il giorno di andata è stata mandata tutta una serie di errori eh, o meglio dire orrori arbitrali perpetrati nei confronti della mia squadra eh, risultato qualche arbitro che è venuto da fuori perché io noto che gli arbitri che vengono da fuori regione non avendo nessun tipo di, di, di influenze, eh, riescono a risultare sempre tra i migliori in campo. Invece, dei nostri, quelli campani, o per una, perché appartengono ad un'area eh, territoriale vicina, lontana che sia, non riescono ad avere la stessa, le stesse performance che hanno questi arbitri che vengono da fuori. Sarà una mia considerazione. Eh, però nella speranza che serva qualcosa perché il mio, il mio obiettivo è proprio quello di cercare di migliorare il eh, settore degli arbitri ma non eh, con una lettera ma perché questo movimento riesce a trovare delle soluzioni di selezione degli arbitri perché quando si parla di un albero di 20 anni, non ha la giusta esperienza, non ha il giusto eh, polso per poter, eh, freddezza, per poter dirigere una partita di eccellenza. Bisogna fare delle selezioni, ma devono essere delle selezioni eh, molto, molto dure e selettive. scusate il gioco di parole, perché altrimenti si va sempre incontro a situazioni diciamo, equivoche e promiscue E questo dispiace. Franco, ecco, eh, l'ennesimo caso, eh, nemmeno a farlo apposta, cioè, è capitato alle Glanese. Eh, come possiamo uscire da questa sorta di... Ma io di crisi 20 anni fa ho fatto la famosa riunione lì a Brasiliano dove c'eravamo noi come, come emittente user TV Sport Channel. Io ad una precisa domanda fatta a Quartuccio. Mi è stato risposto che spesso la domanda era perché vengono mandati arbitri di Avellino e di Benevento ad arbitrare della squadra di Avellino, e soprattutto di Avellino, lui mi disse perché non hanno spese, io metto quelli perché non abbiamo soldi. Poi è una domanda un pochino più ampia sugli arbitri della regione, disse purtroppo questa è la categoria, anzi sono, ci sono 4-5 che noi seguiamo perché sono bravi. Il bravo è qualcosa di aleatorio, qualcosa che rimane e personale perché qualcosa che può essere bravo per lui, per me, può essere pesto. Probabilmente non ne abbiamo visti di questi bravi. <ride> no, io, onestamente, non ne abbiamo avuto questa opportunità in questo momento. Le partite le seguiamo tutti, quindi, eh, abbiamo, nella fattispecie, quelle delle Avellinese, le Glanese, il Cervinara: c'è un dossier che potrebbe essere da qui, a, da qui a Cervinara, da Avellina a Cervinara sarebbe un dossier che potrebbe comporterebbe tante, tante lamentele, perché sia il Presidente Ricci sia il Presidente dell'Eclanese qua presente, effettivamente hanno avuto dei grossi torti, torti che tolgono dei punti in classifica e la classifica, ironia della sorte, per la sconfitta di Agropoli, non è, se la possiamo vedere, 29 punti, non è che l'Eclanese è al, uh, al riparo, anche perché avendo un derby domenica prossima con tanti giocatori uh, infortunati, squalificati, eh, diventa un pochino una... Una zona minata, anche se le clanese in casa eh, è, è un rullo compressore. A tal proposito, Presidente, è un frattino. Agropoli, Cervinari, Nola, Sorrento, che lei ha già incontrato. Quale reputa la squadra più attrezzata? Beh, diciamo che dipende molto sempre dallo stato di forma de, di quel momento. Noi abbiamo incontrato il Cervinale che forse era scarico mentalmente perché aveva ottenuto una serie di risultati importanti in quel periodo. Era anche il periodo natalizio, quindi eh, diciamo, ci sono delle condizioni perché hanno perso pure a Mirabella. Eh, non l'ha perché ma relativamente perché noi abbiamo perso per 1-0 eh, lì a Nola e ci hanno negato un altro rigore al 90esimo, tanto per cambiarci. Era solare quando una casa ci sono le immagini lì a testimoniare, perché altrimenti uno può dire sempre che fate il pettimismo eh, diciamo becero. Invece ci sono le immagini che, che testimoniano. Per fortuna ci siamo, no? Eh, per fortuna. <ride> ma io, ma io, se, io dico sempre questo. Che, eh, la, la, le condizioni degli alberi non è, è camminata a pari passo con l'evoluzione delle eh, tecnologie televisive. Voi state molto più avanti rispetto a loro. allora. Allora non è più come una volta. Io adesso capisco perché i grandi club non volevano VAR. <coughs> che sia tanto vitubulata la barca, che eh, nessuno dei club è più grandi, blasonati, tipo Juventus, Milan, Ida, allora. Perché? Perché mascheravano, tra virgolette, tante situazioni che erano a vantaggio dei club più titolati. <ride> mi, mi, mi viene da dire che in questo caso qua, quando non possono più permettersi di fare errori grossolani, perché ci siete voi con le vostre tecnologie, con le vostre riprese, che smascherano tante malefatte di questi arbitri, e quindi il movimento arbitrale non è camminato di pari passo con il movimento televisivo che c'è stato. Perché la domenica sera, l'ho sempre detto, ormai è diventata una domenica sportiva, nei dilettantissimo. E dovrebbero essere più attenti e far sì che noi abbiamo degli arbitri che siano neutrali, eh, che siano imparziali, eh, non è che chiediamo, chiediamo il giusto, quello che sia, che sia giusto, molte volte purtroppo non l'abbiamo incontrato questo tipo di armi, molti dicono per incapacità e eh, mi fa piacere pretendere per questa soluzione qua. Eh, delle volte sinceramente mi, come il caso di domenica scorsa eh, quando mi sento dire dal, dal Presidente dell'Agropoli fino al novantesimo l'arbitro ha arbitrato bene, poi non, nemmeno noi abbiamo capito che cosa ha fatto ci sono delle, ci sono delle interviste dei dirigenti de, cioè dell'Agropoli dell dove dicono che il rigore non c'era eh, da parte loro, quindi immaginiamo come stiamo messi Presidente, eh, c'è la Virtus come arrivate alla Virtus? Noi ci arriviamo e... sempre per colpa degli alberi. Domenica ha fatto, non, fosse stata soltanto la sconfitta, eh, diciamo è il minimo: eh, ha, ha messo fuori quattro elementi titolari, due ammunizioni che erano di, di gente diffidata, ammunizioni che abbiamo anche lì immagine che erano anche lì inesistenti, e due, due espulsioni a fine partita. Qualche... Allora, diceva un illustre politico, pensare male non va bene, ma ogni tanto ci sazecca e io eh, la penso anche io così. Mi dispiace purtroppo per l'arbitro che domenica scorsa eh, ha fatto delle cose che non, non ha la competenza e la, 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 la capacità per poter arbitrare partite di eccellenza, che rivedono bene i miei metodi di selezione. Franco, quattro squalificati per l'Eglanese, la Virtus che però non riesce a vincere e comunque va ad affrontare un Eglanese che in casa è quasi imbattibile. Diciamo che è una partita che cade in un periodo particolare, dell'Eglanese ha appena detto il presidente e quindi ci sappiamo un pochino tutto. La Virtus invece gioca una gara che forse è determinante ai fini della classifica e Determinate anche ai fini del, uh, del cammino della squadra di Mr. Criscidello, perché secondo me deve eh, gioco forza cercare di vincere, vincere a tutti i costi, semmai con un visto delle assenze dei giocatori importanti, perché se diciamo chi sono, sono veramente importanti, eh, questi giocatori alla fine dovrà mettere un assetto garibaldino, va dire all'attacco. Prima non prendere. Generalmente il motto di Rino, eh, Rino Criscidello è prima non prenderle e poi farle. Oggi deve, deve vincere. Invertire tutti la rotta? Per forza, altrimenti il Nola viaggia da solo. Bene, uh, se la regia ci manda il prossimo turno, analizziamo insieme il prossimo turno perché uh, a parte il derby c'è il Solofra che ospita la Palmese. Franco, Solofra Palmese è una sfida importante per Messina. Una sfida importante per Messina ma una sfida importante per la Palmese. La Palmese è rientrata prepotentemente nel gioco dell'otto delle squadre che hanno... Cercano di arrivare ai playoff. Mister Papa ha un organico oggi che gira che gira a mille, quindi sicuramente è una gara importantissima. Il solo Fra, il pari delle Glanese, non può permettersi passi falsi. In questa gara, forse il pareggio potrebbe anche starci. Quindi, tranquillamente, dico X. Franco, il Cervellare invece aspetta appunto il Sant'Agnello. Che gara ti aspetta? Ma dalla gara deve essere uno secco, uno, però bisogna solo andarci con la mentalità giusta, la mentalità quella che hanno messo nelle ultime quattro gare, altrimenti non ha senso, è vero Sant'Agnello non è una vittima sacrificata perché sappiamo che ha fatto dei grossi, dei grossi risultati quando non, ha, quando non ha nulla da chiedere, quindi è importante come l'approccio alla gara Cosa è cambiato nella testa del Cervinara in quest'ultimo mese? Ma non è che cosa è cambiato, sono cambiati due calciatori. Io generalmente non ho mai pelle sulla lingua, e mai questo, come questa volta lo dico tranquillamente. Cervinara purtroppo ha avuto il periodo nero del portiere De Luca, che è un buon portiere però quest'anno effettivamente non stava giocando bene. E ha avuto il, il, il caso Krivca, che è un grandissimo calciatore, stava giocando benissimo, però a mio parere dovrebbe avere un trapianto di, di, di cervello perché è ancora... <ride> Troppo, troppo piccolo per la, per la sua testa. Tolti questi due, messi, in, messi nello scacchiere, Dragone e, e, e appunto il portiere Bruno. A questo vado ad aggiungere due nomi su tutto. A mio parere, Fusco e Furno. Eccoci c'è e Taddeo. Che è logicamente ha una... Bene, uh, noi con questa sempre d'utilissima analisi da parte di, uh, di, da di, da parte di Franco Pitaniello chiudiamo questa prima parte dedicata all'eccellenza salutiamo il nostro ospite d'eccezione Antonio Casale presidente dell'Eclanese e andiamo in bocca al lupo per il derby Franco grazie, noi ci vediamo grazie. tra poco per la seconda parte dedicata alla promozione